Insomma, quello che ritorna sempre alla mente è che a 11 anni di distanza, né prima, né durante, né dopo, nessuno di loro ha sentito il bisogno, il dovere di chiedere scusa, né loro né le istituzioni. E sono proprio due mondi, il nostro e il loro, assolutamente incompatibili. Ma oggi si dimostra che non tutta la giustizia è nelle loro mani. C'è uno spazio ancora per una grande battaglia democratica. Quelle giornate di luglio credo che tutti i genovesi, soprattutto tutti i bambini genovesi, le abbiano passate in vacanza. Era una sensazione strana perché c'era la vacanza, ma era una vacanza obbligata davvero. Cioè, noi eravamo lì e sapevamo che nella nostra città stava succedendo una cosa bruttissima. Il G8 dallo schermo televisivo piuttosto che dai giornali, chiedendo ai nostri genitori delle spiegazioni, con tanto di genitori che ovviamente magari cercavano di addolcire un po' la situazione piuttosto che di spegnere il telegiornale nei momenti un po' più caldi. Io ad esempio le scene della Diaz non le ho mai viste al telegiornale. La polizia, sì. Guardi, in via Cesare Battisti ci stanno ammazzando. Sì, vabbè, arriviamo. Ragazzi, stiamo filmando tutto! Una macchina! Ci siamo fatti, stanno arrivando! Stiamo filmando tutto! Hanno sfondato col gippone il cancello della porta della scuola di fronte e stanno entrando, stanno sfondando i portoni, hanno sfondato anche la sede del GSF. Per telegiornale si vedevano delle scene che fino a quel momento io avevo solo visto, ma in riferimento a paesi molto più lontani dell'Italia. Cioè, si vedevano questi pestaggi, questi plotoni di poliziotti piuttosto che di manifestanti, ed era davvero surreale. Cioè, noi guardavamo quelle immagini e inevitabilmente, vabbè, mio fratello si faceva dei grandi pianti, avendo anche 7 anni, quindi essendo ancora un po' più suscettibile. E io rimanevo davvero attonita, ad occhi sbarrati, a guardare quelli che erano stati sempre i posti frequentati abitualmente, così riconoscibili, cioè riconoscibili con queste violenze mai viste prima e con queste anche facce mai viste prima, queste azioni così inusuali a vedersi. Era un po', sì, faceva un po' paura, tutti avevamo molta paura, credo, sì. Anche perché appunto era davvero, le notizie erano molto vaghe, spesso contraddittorie, si era costruito tutto un percorso molto confuso che dava largo spazio all'immaginazione, diciamo, e non si sapeva davvero dove si sarebbe andati a parare.